Quindi non ha nulla di cui scusarsi lei su questo? Io non ho nulla di cui scusarsi, Antonio. Se non si dovrebbero scusare. Il Movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'euro. Dell'Occidente con tanti paesi del Mediterraneo come la Russia. Poi, come se fosse Napoleone, almeno quello combatteva sui campi ad Auschwitz e non nei consigli di amministrazione delle banche d'affari. Sarkozy, del premio Nobel Hollande, che poi ha chiesto scusa. È successo ma lei ha un referendum sull'euro, dentro o fuori, cosa voterebbe? Non si dice cosa si vota, nel senso si dice. E lei è un rappresentante di un movimento importante come... Grazie Presidente, breve e circonciso. Ma secondo voi perché Confindustria coinciso, preme... quella è un'altra cosa. Innanzitutto il disegno di legge, perché bisogna fare buona informazione, che sia di iniziativa parlamentare o governativa, non è subito operativo. Il decreto invece sì, era quello che chiedevamo. Il disegno di legge può essere solo di iniziativa governativa, altrimenti si chiama proposta di legge. Sì, ma in ogni caso non è operativo. Un certo Boneschi si è fatto un giorno in Parlamento, prende 3.108 euro al mese di vitalizio. È che si possa arrivare a fare Presidente della Repubblica partendo, come dire, da una situazione di... altro, oltre al fatto che bisogna avere anche una certa età anagrafica. Oddio, la certa età anagrafica non mi pare sia scritto in Costituzione. È 50 anni. Sì, cioè nel senso non è che c'è scritto dagli 80 in su. No.